Benvenuti nel mio rifugio segreto, sarò anche un supereroe, ma sono felice di condividere la mia vita elettrizzante con i miei fan. Oggi la mia amica Ladybug è venuta per chiedermi un consiglio. Ammiro Queen Bee moltissimo, mi ha mostrato che cosa significa essere un supereroe e risolve sempre i guai nei quali io e Shanoar ci cacciamo. Oh, per favore, faresti lo stesso per me? Ma dai, tu non ti cacci mai nei guai. Hai ragione. Ehi, quella non è Ladybug, sei tu, Chloe. Certo che è la vera Ladybug. Ma Chloe, potresti dirmi perché hai scelto di svolgere un compito su te stessa? Voglio dire, su Queen Bee. Beh, il nostro compito era scegliere una persona importante nella storia francese. E io ho realmente salvato la Francia. Lo dice anche Ladybug. Quindi ci rende davvero più forti. Lei è veramente miracolosa. Chloe, è talmente ovvio che quella sei tu travestita da Ladybug. Non ti sei nemmeno fatta lo stesso colore di capelli. È lei che si è tinta i capelli biondi per somigliare a me? Siete tutti una massa di mediocri! Tranne te, Adrian caro, non meritate di vedere il resto del mio documentario! Oh, che peccato! Ti ho vista ridere con tutti gli altri! Sei licenziata! Sabrina, come facevi a non ridere? Questa storia del supereroe le ha dato completamente alla testa. Sei stata tu a paralizzare il conducente, non è così? Hai usato il tuo potere per creare questa situazione. Non è stata lei l'eroe, gli eroi sono stati Shanoar e Ladybug. Ha avuto i superpoteri per tipo 5 minuti e ha del tutto perso il controllo. Noi non meritiamo di vedere il tuo documentario, ma tu non meriti di essere chiamata supereroe. Oh, la pagherai per i tuoi commenti insolenti, tu Pencen! Calmatevi ora, ragazzi. Questo è ridicolo! Chloe, la lezione non è finita! Siete tutti ridicoli! Assolutamente ridicoli! Oh, è incredibile! Non cambierà mai! In virtù del potere conferitomi, io vi dichiaro marito e moglie! Perfetto, siete sposati e ora fuori! Che diavolo sta succedendo, tesoruccio? Esigo che tu chiuda la scuola per sempre! E io voglio che allontani Marinette du Pencen da Parigi! Quel mostro ha offeso la tua bambina! A causa sua la classe è contro di me! Devono pagare tutti! Ma io non posso! Insomma, potrei chiudere la scuola per qualche giorno, una settimana al massimo! Non basta! Devi chiuderla per sempre! Ma è impossibile! Io ti voglio bene, Chloe, però questa volta mi chiedi troppo! Sono solo il sindaco! Esattamente! A che cosa serve allora quella fascia se non puoi usare il potere? È ridicolo! Assolutamente ridicolo! Sei sempre stata più brava dei tuoi compagni, forse dovresti cambiare scuola! Cambiare scuola? Oh, lascia stare, dobbiamo cambiare città! Questo dobbiamo fare! Andremo a New York!